A me piace riflettere tanto, tanto sulla fine dell'anno, su quello che è fare un bilancio. Credo che tutti noi facciamo dei bilanci, no? E nella Bibbia voglio subito aprire con voi in Ecclesiaste, capitolo 7, e c'è un versetto che mi piace un sacco, che dice: vale più la fine di una cosa che il suo principio. Amen? E adesso siamo alla fine dell'anno, ok? E la Bibbia dice: vale più la fine che il principio, vale più la fine dell'anno, diciamo, in questo senso, che il principio. Ci sono altre versioni in cui dice: è meglio la fine che il principio. E io riflettevo tanto con Dio, dicevo: vabbè, io ho avuto un anno abbastanza particolare. Non lo so, ci sono volte in cui la fine non è così tanto più bella del principio, ma lì Dio mi fa: ma io non ho detto che è più bello, non ho detto che è più facile, non ho detto che è più semplice, io ho detto che vale di più. Amen. Quindi adesso che siamo qua, inizia a riflettere un po' di come è andata quest'anno, tutto quello che hai vissuto, tutto quello che hai rinunciato, tutto quello che hai ricevuto, tutto quello che hai vissuto. E con questo bilancio così, lampo, inizia a vedere tutto quello che hai imparato quest'anno, tutto quello che Dio ti ha regalato, quello che hai offerto a Dio. Dimmi adesso se non vale di più la fine che il principio. E la cosa più bella è che adesso, da dopodomani, inizia l'ultima settimana dell'anno. E lì è dove viviamo la fine dell'anno, no? E io vi dico, se dovessi lamentarmi, se dovessi trovare qualcosa di negativo, l'essere umano ci mette un attimo a trovare qualcosa che non va, o no? Cioè, se tu dovessi lamentarti di qualcosa della tua vita, ci metteresti tanto a trovarlo? No. Ed è lì che viene la seconda parte del versetto, che lui dice: vale di più la fine che il principio delle cose, e lo spirito paziente vale di più del spirito altero. Così si dice in italiano. Altero. Ci sono... altero, altro, altero. Superbo, orgoglioso. Sono altri sinonimi. Vale di più lo spirito paziente che lo spirito arrogante. I miei pastori stanno in dibattito. Arrogante, c'è una versione che dice arrogante. E io dicevo: Dio, ma cosa c'entra la fine con l'inizio, con la pazienza, con l'orgoglio? Cosa vuol dire? Perché? Cosa c'entra? C'entra con la gratitudine, c'entra con i punti di vista. Ok, se c'è una circostanza nella tua vita che non va bene, per esempio... A me dà fastidio quando per un imprevisto devo rimanere di più al lavoro e quindi faccio tardi da qualche altra parte, qualche altro impegno. E questi erano dei motivi in cui mi sono lamentata un po' quest'anno, ok? Però lì, quest'anno Dio mi ha insegnato: ok, però devi essere paziente. Devi respirare, ci vuole pazienza, ci vuole umiltà per capire che ci sono delle circostanze nella tua vita che tu non capisci, però ci vuole umiltà e non uno spirito orgoglioso per capire che tutto quello che sta succedendo nella tua vita in questo esatto momento è sotto controllo di Dio, è sotto la sua protezione, è sotto il suo amore. Amen. Ed è per questo che lui parla di pazienza, perché purtroppo noi a volte siamo testardini e ci vuole pazienza per fermarsi e dire: va bene Dio, ok, io mi fido di te, va bene, fai tu. E lì è l'umiltà, lì è che fare con la pazienza. Amen? E io pensavo anche: perché Dio tu ami così tanto la fine? Cioè, perché dici che la fine è meglio dell'inizio? Tu sei il Dio del principio, tu sei il Dio delle cose nuove, perché non... perché dici tanto della fine? Perché non esiste una fine senza un nuovo inizio. Amen.
c'è la fine dell'anno e subito c'è l'inizio del nuovo anno. Tu finisci le vacanze e subito c'è la scuola. Amen. No. Inizia a imparare cose nuove. Amen. Vedete che è tutta una questione di punto di vista. Inizia a conoscere persone nuove. No, non è buono questo esempio. Finisci un libro, inizia un altro. Finisci una serie su Netflix, inizia un'altra. Amen. Vabbè, siete con me, giusto? Vabbè. E io pensavo anche nel fatto della natura. Tutti noi, anche nella Bibbia, parliamo di frutti, 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 frutti. E alla fine sono sempre i frutti, giusto? Però la cosa più bella è che Dio, quando arriva il frutto, quando c'è un frutto, tu vai a vedere. E dentro del frutto cosa ci sono? I semi. I semi. Cioè, già dentro del frutto c'è quello dove partirà un nuovo inizio. E io stavo leggendo un articolo di botanica l'altro giorno, non chiedete perché leggo gli articoli di botanica, però le persone che studiano proprio le piante e tutto quanto, loro definiscono il frutto come nient'altro che la protezione dei semi. Il frutto non è una fine, il frutto non è un obiettivo per gli studiosi, ma è quello che esiste con l'unico obiettivo di proteggere il nuovo inizio. E lì io stavo pensando e mi è venuto in mente il melograno. Chi di voi ha mai visto melograno? Abbiamo melograno. È buonissimo. E quando leggevo di questa cosa dei semi, vedevo il melograno che è più semi di qualsiasi altra cosa. Ed è esattamente questo. Sapete, gli ebrei a Capodanno, che non celebrano con noi, ma a Capodanno, loro mangiano il melograno. Per dichiarare che il prossimo anno sia fruttifero, che abbia tanti semi, che abbia tante, tante benedizioni. Ed è esattamente questo che noi dobbiamo pensare. Tutto quello che è, ok, in questa settimana riflettici e vedi tutti i frutti che hai avuto quest'anno e prendi e esamini, inizia a analizzare tutti i semi che ci sono dentro quei frutti, perché è questo che determinerà il tuo prossimo anno. Amen. E vedete, la cosa bella è che anche nella natura Dio non ha creato una fine. Le cose non finiscono lì nel frutto. Ma dentro il frutto ci sono già i semi per la prossima tappa. Amen. E io continuavo a martellare, ma meglio la fine che l'inizio, meglio la fine che l'inizio, meglio la fine che l'inizio. E io ho imparato anche che quando c'è qualcosa di brutto, quando c'è qualcosa di buio, anche nella Bibbia c'è scritto che quella non è la fine, ma è l'inizio. Se andiamo in Genesi, non so se ho dato questo versetto, ma se andiamo in Genesi 1, versetto 5, quando Dio ha creato la terra, la luce, tutto quanto, ad un certo punto, Genesi 1, 5, Dio chiamò la luce giorno, le tenebre notte, fu sera, poi fu mattina, e questo è stato il primo giorno. Anche biblicamente, Dio ha creato prima il buio, poi la luce. Per questo io ho imparato che quando c'è qualcosa di brutto è perché c'è qualcosa di nuovo determinato nel cielo per la mia vita. Amen. In qualsiasi cosa di brutto che succede, ricordati che anche per Dio il giorno inizia col tramonto, non inizia con l'alba. Quindi quando c'è qualcosa di buio, quando c'è qualche momento brutto, di difficoltà o qualche ostacolo nella tua vita, è solo perché Dio vuole insegnarti qualcosa di nuovo e farti più forte per quello che avverrà. Amen. 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 E poi, c'è una frase bella che ho trovato in questa settimana. Esistono opportunità segrete nascoste dietro ad ogni fallimento. Ogni fallimento è un'opportunità per imparare di più. Ogni fallimento è anche un'opportunità per essere più umili e dire ok, devo ancora imparare, devo ancora riprovarci, devo ancora crescere. E qua stiamo parlando di fine, stiamo parlando di inizio, stiamo parlando... Però è vero, umanamente
arriva. Voi sapete quali sono i libri più letti della Bibbia? Genesi e Matteo, mi suggeriscono. Perché? Perché ognuno dice, no, adesso inizierò a leggere, leggerò dall'inizio fino alla fine, Genesi e Matteo. E qual è il giorno internazionale mondiale della dieta? Lunedì. E qual è il mese in cui molte, cioè, ci sono più iscrizioni in assoluto in palestra? Gennaio. No? Quando? Settembre. Settembre, perché è primo agosto. In Brasile è gennaio perché è l'estate. Vabbè, io ho ancora la testa ogni tanto. Però sì, è sempre lì, quando dici, io voglio iniziare bene. Adesso inizierò con tutto. Yeah, andiamo! E poi cosa manca? La Costanza, che non è la zia, non è la nonna Costanza, non è il paesino della Germania che si chiama Costanza. È quello che manca ad ognuno di noi quando non portiamo avanti quello che vogliamo. Amen. Io quando ero piccola, iniziavano le lezioni, iniziava la scuola, e io avevo il quaderno nuovo, le penne nuove, tutto liscio, tutto bello, tutto profumato. Copiavo tutto, e il titolo aveva un colore, il sottotitolo aveva un altro, e poi il resto. Ragazzi, arrivava la fine dell'anno, se avevo ancora il quaderno, era tanto. Perché? Perché mi mancava la costanza. Amen. E con voi voglio vedere 4 punti per la costanza. Perché? Perché per la costanza, è la costanza che ti farcirà il panino, ok? Se tu pensi, farcirà, che ti metterà dentro quello che hai bisogno per il panino. Se tu pensi solo all'inizio e solo alla fine, è come mangiare un panino solo col pane, perché non c'è quello di mezzo, e quello di mezzo è la cosa più buona. Dov'è? Cosa sarebbe di questo panino senza la carne, senza il formaggio? Ed è quello, la nostra vita diventa così se pensiamo solo all'inizio e solo alla fine. Perché fare la lettera dei buoni propositi a gennaio o a dicembre e poi lasciarla lì sotto cassetto, dentro il cassetto, è come fare una letterina a Babbo Natale e dire: Babbo Natale, l'anno prossimo io voglio questo, 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 questo e questo. E la scrivi a gennaio, perché così Babbo Natale ha il tempo di fare fino a dicembre, giusto? Ma non è così, perché è il costruire. E il fatto è che nella nostra vita siamo noi che decidiamo come vogliamo il nostro panino. Ok? Possiamo averlo così, possiamo averlo così, o possiamo averlo così. Dipende da noi, dipende da quello che decidiamo fare nel mezzo, di quello che decidiamo costruire ogni giorno. Amen? Quindi, 4 punti per la costanza, perché tra il dire e il fare devi essere costante, se no non concludi niente. Quindi, punto 1, tieni chiari i tuoi obiettivi. Amen. Andiamo in Luca, se non mi sbaglio. Tu otterrai quello per cui hai lavorato, non soltanto perché l'hai desiderato, perché se lo desideri basta, non arrivi da nessuna parte, devi lavorare duro. Amen. Luca 14, da 28 al 30. Chi di voi, infatti, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolare le spese per vedere se è abbastanza per poterla finire? Qua Gesù diceva, non devi iniziare a costruire un qualcosa senza la certezza che finirai dopo, perché sennò dopo ti prenderanno in giro tutti, vi riassumo. Perché non succede che tutti cominciano a beffarsi di lui dicendo, quest'uomo ha cominciato a costruire e non ha potuto terminare. È inutile che adesso hai scoperto il piano di Uversion di 3 mesi e dici, ok, 3 mesi, l'anno ha 12 mesi, quindi l'anno prossimo riesco a leggere la Bibbia 4 volte. Se quest'anno non riesci a leggere neanche un versetto al giorno, vabbè, un capitolo, dai, sono bravo. No, vabbè, mi sveglio alle 5 del mattino, leggo 20 versetti, faccio di qua, faccio di là. Magari ti durerà una settimana, magari ti durerà anche un mesetto. Però vedrai la costanza, perché? Perché lì non stai rispettando neanche i tuoi ritmi. Amen.
Cioè, i tuoi, credere nei tuoi obiettivi e dire, ok, io riesco fino a qua. Anche questa è l'umiltà che dicevamo di prima. Ok, io ce la faccio fino a qua. Se tu ti svegli ogni giorno adesso alle 8, inizi a svegliarti alle 7. Non serve che ti svegli alle 5 e tanto duri una settimana. Ok? Inizia a fare il piano in cui riuscirai a leggere la Bibbia una volta in tutto l'anno, ma almeno la leggerai. Però tieni chiari i tuoi obiettivi, tienili davanti a te, non lasciarli dentro il cassetto. Amen. Perché tra il dire e fare devi essere costante. Amen. Punto 2. Cammina in compagnia. Perché? Perché in Ecclesiaste c'è scritto: due valgono più di uno solo, perché sono ben ricompensati dalla loro fatica. Infatti, se uno cade, l'altro rialza il suo compagno. Ma guai a chi è solo e cade senza avere un altro che lo rialzi. Qua siamo alla grande, perché siamo una chiesa meravigliosa, abbiamo i nostri pastori, i nostri mentori, i nostri amici, tutti quanti. E qua per noi credo sia, ci venga facile. Amen. Però cammina in compagnia, non avere paura di essere giudicato, non avere paura che qualcuno rida di te o non creda in te. Se Dio dovesse offendersi per ogni volta che uno dice che non crede a Lui, cioè se Dio dovesse fermarsi e smettere di essere quello che Lui è per ogni persona sulla terra che non crede a Lui. Io mi ricordo che c'era un periodo in cui eravamo tutti a dieta e c'era qualcuno che mi aggiungeva in tutti i gruppi della dieta e lì c'era quella, dai, oggi ho mangiato non so che cosa, no, ma dai, non mollare, ma dai, andiamo in palestra, ma quanti hai perso questa settimana? Ho perso 5. E lì ci incoraggiavamo a vicenda i bomboloni. E c'era il gruppo dei bomboloni che eravamo tutta a dieta. Ma perché? Perché camminavamo in compagnia, perché ci facevamo forza a vicenda. Ok? Adesso non vi sto dicendo di diventare tutti bomboloni e fare la dieta, ma non ci siamo capiti. Amen. Punto 3. Sii creativo. Caro, cosa c'entra la costanza con la creatività? Prego che ci siano giorni in cui ti innamorerai della vita. La costanza non ha tanto a che fare con la routine, anzi, per me personalmente la routine è un qualcosa che potrebbe uccidere la mia costanza, perché io mi annoio. Se io ogni giorno mangio la stessa cosa a colazione e poi faccio la stessa strada per il lavoro e poi mangio la stessa cosa a pranzo, prima o poi mi scoccerò. Se dovessi fare la dieta non la farò più, perché è sempre la stessa cosa. Sto parlando un sacco di dieta di panini oggi, forse ho fame. Vabbè. Però c'è una ricerca che dice che è bello anche per conservare il cervello il fatto di fare cose diverse ogni volta, di prendere una strada diversa, di magari cambiare mezzi o cambiare strada, oppure assaggiare un gusto diverso di gelato. Ci sono tanti gusti di gelato, perché devi prendere sempre fondente pistacchio? Prendi un altro gusto in quella benedetta gelateria, cambia gelateria anche ogni tanto, amen. Cioè vai al ristorante, assaggia qualcosa di nuovo, almeno una volta. Devi uscire il sabato sera, esci con un gruppo diverso ogni tanto, siediti a fianco a una persona che non conosci. È bello conoscere altre persone, ragazzi. È bello parlare, perché a volte noi siamo in imbarazzo di, vabbè, chissà cosa penserà di me. Vabbè, dai, non voglio annoiare nessuno. E magari l'altra persona a fianco a te ha lo stesso pensiero, vabbè, non annoio nessuno, non dico niente. E finisce che tu esci sempre con quelle tre persone. E diventiamo tanti con tre personcine, così, tanti gruppetti. E noi non siamo, cioè non siamo qui per fare i gruppetti, amen. Siamo qui per essere una famiglia, siamo qui per conoscerci. Io ho imparato che ognuno ha qualcosa da dare, qualcosa da insegnare all'altro. Tu non puoi mai sapere quello che la persona a fianco a te può insegnarti. Però se apri la bocca, se parli, se ascolti,
Fai così, provaci, stasera magari non perché andiamo tutti a cena Natale con la famiglia, va bene che vai con le persone che conosci, ma magari inizia con i buoni propositi dell'anno prossimo, fai nuovi amici, parla con altre persone che non sono lì, quelle, la tua zona di comfort. Avete presente quel disegno che c'è, il divertimento inizia fuori la tua zona di comfort? È famoso, non so se non l'ho portato. Però l'avventura è lì, non serve che viaggi il mondo per vivere un'avventura, anche conoscere una persona nuova, fare nuovi amici può essere un'avventura, ed essere creativi. Amen? Amen! Poi, l'ultimo punto. Scusate. Segna i tuoi progressi. Secondo Corinzi 3,18. E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore e dello Spirito. Dai valore ai piccoli semi che stai seminando ogni giorno. Non è che per forza devi avere... Com'è che si chiama quell'albero grande, la siepe? Quell'albero... La quercia, subito. Ok, dai valore ai piccoli semi, dai valore ai tuoi piccoli passi. Se tu non riuscivi a leggere la Bibbia, oggi hai letto 4 versetti, 3 versetti, va bene. Ok, dai valore alla tua crescita. Se tu eri troppo timido per dire ciao e stasera hai parlato con qualcuno di nuovo, wow, che bello! Sei andata a evangelizzare, mamma mia! Io mi ricordo che quando sono andata alla mia prima evangelizzazione, eravamo andati in discoteca e io sono stata tutta la serata con il volantino così davanti alla discoteca. Il pastore appunto si ricorda, anche il pastore Stefano. Ragazzi, tutta la sera, e non era per mancanza di voglia, perché io avevo pregato un sacco per quella serata. E poi è finita la serata e io piangevo, ragazzi, io piangevo, siamo stati 2 ore sotto casa mia, no, e Gesù si vergognerà di me, perché io mi sono vergognata di Lui, oh no, morirò, no, falli capire che non mi vergogno di Lui. E loro cercavano di farmi smettere di piangere, ma no, tesoro, ma io lo sappia, no, mi sono vergognata di Lui. Ti aiuto. Lo stesso anno, che qua non è per, è stato Dio veramente, lo stesso anno eravamo a Turgiallo ed era il mio primo Turgiallo e qualcuno è andato dai pass a dire ma io non ce la faccio, io vorrei evangelizzare come Carol, ma Carol riesce a dare un volantino, no, guardala, è piena di gente. Ero io lì in mezzo, c'erano un sacco di persone intorno e stavamo chiacchierando, stavamo parlando di Gesù. Ma lì è stato Dio. Perché? Perché io ho detto, Dio, io non ce la faccio, devi farlo tu. E la timidezza è qualcosa che veramente per amore di Dio la vinci, ok? Però quella sera è stata in discoteca e non sono riuscita a dare un volantino. Oggi se c'è bisogno... andiamo in piazza, andiamo nei tram, andiamo in metro, ma è un passo alla volta. Amen. Anche perché quando Dio ha creato il mondo, la Bibbia dice 7 giorni, ma non è detto che sono 7 giorni, 6 giorni, non è detto che sono 6 giorni terreni, capito? Prima ha creato la luce, poi ha creato la terra, poi ha creato il mare, poi ha creato... una cosa alla volta. Amen. Se vuoi trovare la fidanzata, è inutile che dici mi fidanzo ad aprile. Vabbè, mi fidanzo ad aprile. Ok, hai preso il suo numero. Hai iniziato a sentirla. Le ho offerto la cena. Le hai offerto la cena. Ragazzi, ci sono 3 mesi minimi. Minimo 3 mesi di pre, eh? Sei già in ritardo se vuoi fidanzata ad aprile. Mi raccomando, offri il panettone, sei in tempo, no? Appunto. Il Pandora, non il panettone. Pastore Steffi protesta, è Pandora ragazzi, non il panettone, perché a me non piace Pandora. Offri il Pandora, amen, ok.
È inutile che fai una lista di propositi tutto quanto se non inizi a costruire da adesso. Anche perché questa cosa dell'anno, e ok, da lunedì inizio, da gennaio inizio, e da domani inizio, è una cosa umana. Perché esistono due definizioni di tempo, il Cronos e il Kairos. Dio è eterno, Dio non ha inizio né fine, abbiamo visto con il discorso dei semini, del seme, frutto, seme, frutto, seme, frutto, quello non ha fine, non ha inizio. Siamo noi che abbiamo bisogno di un calendario, siamo noi che abbiamo bisogno di un orologio. Dio non ha bisogno per cambiare la tua vita adesso, per aiutarti a migliorare adesso, per farti crescere adesso. Ok? Lui ci rispetta, lui ci dà dei consigli, lui ci capisce. Però lui non ha bisogno di fermarsi e di chiudersi. La sua misericordia si rinnova ogni giorno, il suo perdono si rinnova in ogni momento perché lui è eterno, il suo amore si rinnova in ogni momento perché lui è eterno. Amen. Io volevo chiedervi adesso se iniziamo a riflettere, iniziamo a pregare anche per questo momento che stai passando adesso nella tua vita. Io non so cosa stai vivendo, non è stato forse non è stato un anno meraviglioso, forse non hai avuto tutto quello di cui hai avuto bisogno o tutto quello che speravi. Però in questo libro Ecclesiaste che abbiamo letto un po' oggi c'è anche scritto questo: Dio ha fatto ogni cosa, ripetete con me, ogni cosa bella al suo tempo, ogni cosa. Stasera vorrei semplicemente chiedere insieme a voi, a Dio, di aiutarci a capire nel nostro cuore, di riempire il nostro cuore di gratitudine e di pazienza e di umiltà, su queste cose che abbiamo parlato stasera. Perché lui veramente ha fatto bella ogni cosa, in ogni momento, fidatevi, anche nei momenti più brutti c'è qualcosa di bello. Che sia il suo amore, che sia il suo abbraccio, che sia imparare qualcosa di nuovo. Amen.